Questa mattina ero un'ora con Piero Ostuni, che è un questore veramente molto in gamba, per quanto riguarda Piazza Libertà. Se mi stanco di vedere quello che ho visto e che sto vedendo in Piazza Libertà, la faccio recintare. Cosa vuol dire recintare? Cioè. Faccio mettere le reti da cantiere di divieto di accesso, perché dormono, perché sporcano, perché fanno i bisogni. Insomma, il signor questore mi ha spiegato che tutta gente che richiede l'asilo politico, per cui non puoi fargli niente perché non hanno documenti, non puoi fargli le multe, eccetera, eccetera. E allora ripeto, se andiamo avanti così, la faccio recintare con le reti da cantiere, divieto di accesso per problemi di caduta alberi, e così abbiamo risolto il problema. La galleria Sandrinelli, che quando io passo mi viene da piangere ogni volta, è anni che non viene neppure pulita, neppure un po' manutenzionata. In condizioni brutte da vedersi, però non ha problemi statici, all'incontrario di quello che aveva la cosa. Per cui subito dopo, finita quanto prima speriamo Piazza Foraggi, partiremo con quella. Sindaco, a novità su Piazza Foraggi, più o meno sulle tempistiche, ci è voluto un po' più di tempo. Sono andato dentro, ho messo la mano sulla parete e c'è acqua. Allora, premesso che abbiamo fatto le analisi, non è acqua, non è fognatura, per cui non è che uno dice è acqua, da dove cavolo arriva sta acqua? Adesso stiamo cercando. E allora hanno fatto, in pratica, per spiegare ai cittadini, hanno 80 buchi e hanno sparato dentro il cemento. Adesso spareranno dentro, sempre con i buchi del mastice che consentirà che non piova. Sai, sarebbe il massimo che dopo che ho rifatto la galleria continui a gocciolare la cosa. Allora sto molto La attento. nuova acquamarina. Credo che entro pochi mesi sarà battuta sia la Triplo Beach sia la piscina terapeutica. Nel frattempo presenteremo il nuovo progetto. L'altro giorno mi ha fermato Sì. Torbianelli e mi ha detto: facciamo anche una vasca per i bambini piccoli, cioè una vasca che no, dove non vanno i grandi. Ma vedi, uno come Torbianelli che sa muoversi, mi ha detto: guarda, io metterei anche una vasca per bambini. Allora, mentre i genitori magari con qualche problema fanno nella vasca grande, i bambini si possono divertire in una vasca più piccola e riscaldata. Tutti mi fanno notare il bellissimo lavoro che hanno fatto a Capodistria. E ora sono in contatto con il progettista che ha fatto tutto, sai, hai presente Capodistria, tutti i campi, eccetera, e Sì. probabilmente sarà lui che porterà avanti i 10 milioni che abbiamo a disposizione sul terrapieno dietro Barco d'Aboveto, e faremo la cittadella dello sport. E mia intenzione è dirgli: hai presente Capodistria? Boh, hai la stessa area a Trieste, fai la stessa cosa col campo di skate, campo di padel, campo di tennis, La e Beach Arena e così via. beach volley, eccetera, e poi una bellissima linea di costa che è bellissima.